porto di Centocelle a Roma, dove potrebbe avere sede il comando operativo della missione. Nella base romana, ha scritto Gianluca Di Feo su Repubblica, rivelando peraltro particolari poco noti ai più, ci sono i bunker sotterranei del cosiddetto Pentagono italiano, che coordina tutte le nostre operazioni militari, che sono quelle, come sappiamo, in Afghanistan, Libano, Iraq. Ecco, Renzi, questo non l'ha detto, queste cose non lo dice, però prende tempo, infatti. Dice che non manderemo appunto i 5.000 uomini richiesti dagli Stati Uniti, ma subito dopo aggiunge che ha aggiunto sempre dalla D'Urso, chiaramente, perché al Parlamento non si rivolge. Se c'è la necessità di intervenire, non ci tireremo indietro, ha detto ieri pomeriggio in quella trasmissione. È chiaro che secondo me spera, come in molte altre occasioni, di limitarsi alla logistica. E quindi ha una parte indolore, diciamo. Nel frattempo assicura che tutti i passaggi parlamentari istituzionali saranno espletati, vedremo quando, perché per ora non neppure uno, per dare l'ok alla missione. Chiaramente noi ci dimentichiamo sempre che la Costituzione è un articolo dove dice che l'Italia ripudia la guerra, l'articolo che tra l'altro è già stato disatteso più di una volta anche da D'Alema, dal famoso governo D'Alema del 99. Insomma, Renzi è cauto, ma nei fatti potrebbe accelerare i tempi a suo piacimento, perché c'è un decreto del 15 novembre scorso dove si dice che i corpi speciali delle forze armate fanno capo all'AISE, che sono i servizi di sicurezza esterni, cioè al governo. E questo decreto è già stato votato peraltro a larghissima maggioranza dal Parlamento, ed è un decreto che nei fatti sottrae appunto al Parlamento stesso il controllo delle operazioni militari. La guerra quindi si farà, perché uno dice, fa un ragionamento in gioco, sia in questo momento la spartizione della regione da parte di tutte le nazioni più potenti, e l'Italia non può permettersi di rinunciare ai suoi interessi economici in uno dei paesi più importanti, uno dei paesi petroliferi più importanti del pianeta. Solo che Renzi appunto continua, come ripeto, continua a trovare delle scuse, perché dice vorrebbe che partissimo soltanto dopo che in Libia si sia formato un governo unitario, perché sono due, come sai, ma pare proprio che questa sia una cosa assolutamente impossibile, che i due governi di Tripoli e di Tobruk possano invece addirittura vedersene spuntare un altro, considerato il fatto che quasi ogni città libica ha le sue milizie, e sappiamo quanto è frantumata la questione politico-militare tra varie fazioni, bande, tribù, eccetera, in quella zona. D'altronde, quello di dare vita a un nuovo governo libico è semmai l'obiettivo della missione e non la sua premessa. E questo sembra che Renzi, non so, non lo sa o finge di non saperlo. Magari dirà: partiamo per annientare lo Stato islamico. Così come si è detto che i quattro dipendenti dell'azienda italiana erano prigionieri dell'ISIS, mentre il rapimento pare sia avvenuto per mano di predoni tunisino-maliani della zona di Sabrata, sui quali hanno fatto fuoco, anche qui non si sa bene, non si ha chiarezza della dinamica, le milizie di Tripoli, credendoli insieme ad altri uomini dell'ISIS. Ora, le cose chiaramente, come abbiamo visto, sono piuttosto confuse. Basti dire che non sappiamo con certezza chi abbia ucciso la prima coppia di italiani e chi abbia liberato la seconda. Calcagno e Pollicardo, i sopravvissuti, assicurano di essersi liberati da soli in un momento in cui non erano sorvegliati, cosa abbastanza strana. La mia opinione è che, in definitiva, è che un intervento militare in Libia aumenterebbe il caos nel paese anziché portare ordine, e che il rischio di attentati terroristici in Italia sarà molto elevato. Dunque, mi sembra un quadro piuttosto preoccupante. Del resto, tu hai insistito giustamente
sul un passaggio politico-istituzionale che manca completamente, e cioè il Presidente del Consiglio che va da Barbara D'Urso. Tra l'altro voglio ricordare per inciso che sarebbe la seconda giornalista embedded in un teatro di guerra, la prima fu Monica Maggioni, lo ricordiamo, in Iraq, e quindi questo non potrà che portare bene a Barbara D'Urso, visto che poi Maggioni è diventata, insomma, il vertice supremo della RAI. Ma a parte questa osservazione che andava fatta, perché il giornalismo in questa fase può svolgere un ruolo importante di controinformazione, di approfondimento, e non fare come alcune testate italiane, tra le più blasonate, che pensano soltanto a schierarsi e a fare poi gli interessi dei signori della guerra. Vedo che in questa fase, proprio perché, come tu hai sottolineato, la situazione è complessa, forse quello che andrebbe indotto è una maggiore chiarezza e un maggiore confronto. Ma la domanda che volevo farti non riguarda questi temi, riguarda il ruolo degli americani. E cioè, a me alla fine pare fin troppo facile per Renzi stare in un contesto del genere, in cui alla fine tutto sommato gli ordini politici veri, sostanziali, li prende da Washington. Sì, ma è chiaro che però gli Stati Uniti, così come i paesi europei già impegnati in Libia, come la Gran Bretagna e la Francia, si aspettano un'assunzione di responsabilità dell'Italia. Su questo assolutamente non c'è dubbio, e l'Italia deve rispondere ai paesi europei. Per esempio, Renzi dice sempre: contiamo, noi non vogliamo essere emarginati, contiamo, siamo forti, eccetera, e poi non può non assumersi responsabilità con una risposta netta, chiara, che invece in questo momento non c'è, perché un giorno dice che non manda i 5.000 uomini, l'altra volta poi dice che ci vuole molto tempo per i passaggi parlamentari, e poi dice che poi comunque interverremo, poi le basi trattative sotterranee le sta concedendo, ma credo che non ci sia bisogno neanche di un passaggio parlamentare su quello, perché sono basi anche americane come quella di Sigonella. Quindi lui è un po' sì, tu dici che è facile, ma in verità c'è un po' di ci sono un po' di cose che deve chiarire, perché altrimenti non ne uscirebbe come un grande leader politico quale ritiene di essere, ma semplicemente, appunto, come dicevi tu, anche di un pupazzo nelle mani degli Stati Uniti, cosa che credo che lui non voglia apparire. Lui vorrebbe essere un protagonista. Poi come si può essere protagonisti, il problema grosso è veramente quello. No, ma su questo non ci sono dubbi, hai ragione. Il problema è in quale ambito, appunto, si è protagonisti, in quale ambito e con quale perimetro, perché parliamo di geopolitica e di azioni militari. Ma però non si può non cogliere la contraddizione tra una prima fase, e cioè la destituzione violenta di Gheddafi, e una seconda fase, rimettere in qualche modo ordine nella follia libica. Nella prima fase l'Italia fu completamente emarginata. Che cosa è cambiato nel mentre? Questo bisogna vedere, appunto, quali sono gli obiettivi, perché nella prima fase l'obiettivo era soprattutto abbattere Gheddafi, pensando magari di riuscire nello stesso tempo anche a mettere ordine. Invece questo non è avvenuto, anzi, come ho detto, che potrebbe succedere anche adesso, il caos è aumentato invece di diminuire e di essere azzerato. Quindi adesso bisogna vedere quali sono veramente gli obiettivi. Allora, un obiettivo minimo, dicono tutti, è quello di spazzare via l'ISIS dalla zona, che poi comunque, se lo spazi via da lì, te lo ritrovi in altre parti, non è che lo annienti definitivamente. E l'altra l'altra è quella di mettere su un nuovo governo, tra virgolette, come quello di Gheddafi, che faceva comodo all'Occidente. Quindi in base a questa forbice di obiettivi, perché c'è quello contro l'ISIS è meno difficile di quello di sconfiggere l'ISIS con tutte le forze che l'Occidente ha a disposizione, mentre mettere ordine e stabilire un solo governo
governo e con un leader che piace all'Occidente è molto complicato. Ecco, lì deve, Renzi deve decidere che cosa vuole fare. Sicuramente ogni decisione ha un prezzo. Bene, allora ringraziamo Riccardo De Gennaro di questa analisi approfondita su una materia molto molto complessa. Noi lo aspettiamo venerdì prossimo, per il momento appunto. Grazie.